importante anche per stasera, e presentiamo Pino come autore, la sua opera prima, questo, visto che siamo cresciuti insieme, come diceva Claudio, per me è doppiamente importante. E un saluto affettuosissimo anche agli amici della Ronca Folk Band, con la quale io e Pino collaboriamo da circa un anno. La Ronca Folk Band chiaramente è una storia prestigiosa, una storia notevole, sono circa 20 anni che esiste, tutto è partito da un'idea, tutto è iniziato da un'idea di Alberto Vigutto. Anzi, mi approfitto per parlare anche in nome loro, e vi diamo appuntamento per i programmi primaverili e estivi della Ronca Folk Band, che in genere si va a legare al ciclo delle stagioni, ai determinati periodi, per esempio il Carnevale, per esempio il ciclo mariano. Abbiamo avuto un bellissimo momento l'anno scorso in diverse chiese della diocesi, ma non siamo qui per questo, siamo qui per un altro motivo. Sì, e voglio partire dal Rubicone. Il Rubiconte. Sì. In genere con Pino Cervo siamo andati a caccia una vita, e poi lui è più vecchio, quindi sono rimasto io solo. Non ci vede neanche più, già prima non ci pigliava a sparare, quindi adesso è ancora peggio. E vuol dire che siamo rimasti ad andare a pesca, e adesso noi già andiamo sul Garigliano e a pescare, vuol dire che andremo sul Rubicone, magari cambiamo un pochino la regione, d'accordo? Invece abbiamo il fiume Garigliano, che credo che dopo il Nilo sia quello che è il Tevere, no, pure più del Tevere, è quello che ha la storia più importante per le battaglie fatte, quindi sul Garigliano. Il fiume tra l'altro bellissimo, e mi trovo meraviglioso del fiume Garigliano. E ricordo che anni fa acquistai un libro di Carlo Ginzburg. Questo libro aveva come titolo Il formaggio ai vermi. E il corposo di un mugnaio accusato di stregoneria nel XVI secolo. Ma quello che mi colpì, sapete che in genere, io compro il libro perché conoscevo Ginzburg, sapevo chi fosse, sapevo che si trattava di un grosso docente universitario che ha scritto testi importanti di storiografia contemporanea, molto validi. Non conoscevo questo testo, quindi come in genere si fa, l'ho presi con preedizione CD, perché non potevo ancora permettermi l'edizione russa, perché la CD stampava in edizione più economica. E sul primo risguardo di sovracoperta lessi quanto sto per dirvi. Chi costruì le sette porte di Tebe? Chi costruì le piramidi della valle dei re? Beh, rimasi perplesso. Poi dopo tanti anni a leggere, sono lettore accanito e incanito, mi sono incontrato con una poesia di Bertolt Brecht, sicuramente la conoscete, Domande di un lettore operaio, una raccolta, poesie di Svendborg, 1939. E che cosa ho trovato? Chi costruì Tebe dalle sette porte? Dentro i libri ci sono i nomi dei re. I re hanno trascinato quei blocchi di pietra. Avete già capito dove voleva andare a parlare Ginzburg. E cioè parliamo di una storia, Pino parla di una storia che non è la solita storia. Parla di un momento particolare, accennava prima Claudio, che con Pino è un esperto nel settore, io non sono un esperto, mi diverto a leggere, studio, mi interessa della storia. Come scritto la prefazione, non è anche il mio momento questo, mi interessa in genere di altre cose, sud-est asiatico, la guerra d'Algeria, altre cose, un po' la seconda guerra mondiale. E sono entrato in un mondo per me nuovo, io insegno la storia da 34 anni. E per dirvi vero, mi ero incontrato col brigantaggio, avevo un libro che era un ottimo libro di Rosario Villari, importante meridionalista, un libro della Terza, già della Terza lo dice lungo sulla qualità del prodotto. E il mio libro del liceo classico, avevamo questo libro Storia Contemporanea, e ricordo che sul brigantaggio c'era addirittura un sottoparagrafo, ma forse cosa vi devo dire, una ventina di righe, non di più. Beh, allora, io adesso insegno storia al liceo, già un po' dappertutto, insegno un po' dappertutto, anzi fra qualche anno ne vado anche per insegnare, così la smetto di insegnare, che poi è una cosa bellissima tra l'altro, anche se capita non tanto male, vero, il professore Bellino, però abbiamo altre soddisfazioni che abbiamo. E dicevo, questo, il nostro manuale, il mio manuale, quello dell'adottato, guardate, forse alcuni manuali c'è un rigo, brigantaggio. Ricordo invece addirittura che il testo di Villari
parlava Pino anche della legge Pica, per esempio. Oggi già è troppo se si parla di brigantaggio. E quindi, tornando al discorso fatto in precedenza, forse è il caso di parlare di un'altra storia, o come qualcuno ha detto, di una controstoria. La storia è quella che in genere, lo sappiamo, viene scritta dai vincitori, lo sappiamo bene che è così. E, per esempio, possiamo trovare tantissimi libri sulla storia di quelli che andiamo a definire imperi rossi americani, scritta da chi quella storia. E ricordo che Fabrizio Landré diceva: il 12 ottobre del 1492, quando Colombo arriva a sbarcare Guanani, nelle piccole Antille, in America centrale, Landré diceva: beh, noi abbiamo le celebrazioni, qui i vari centenari, abbiamo tutta la storia che studiamo. Ne parlava anche Benigni e Troisi nel film Non ci resta che piangere, della sorellina di Colombo, quando parte non parte da Paolo della Frontera. Eppure quello che colpisce questo, Landré diceva: un giorno di festa, forse un giorno di lutto, un terribile giorno di lutto di Daniele Indi. Ancora una volta parliamo di persone che forse non stanno nella storia, non ce l'hanno messa nella storia, che non hanno fatto forse la storia. Eva Cantarella, pochi giorni fa, vediamo un'intervista registrata su YouTube, e diceva: ma la storia siamo tutti, addirittura il buon De Gregori, Francesco De Gregori, che ha scritto canzoni che hanno fatto la nostra storia, vero Andy? E De Gregori diceva: la storia siamo tutti padri e figli. Beh, ma questo è un luogo comune, non è un luogo comune. Cantarella diceva: la storia è di tutti quelli che non sono soprattutto mai saliti in palcoscenico. E allora ecco, Pino dove ci porta con il suo libro? Ci porta una storia che innanzitutto, come diceva Claudio, è la nostra storia. Noi siamo qui nel Meridione. Pino ha girato nel Meridione, ha lavorato sulle fonti, come scrivono nella prefazione. Ma quali fonti? Io ricordo che ho scritto la mia tesi di laurea, la seconda, è stata per me importantissima la rete, ho trovato tanto materiale. Per la prima invece dovevo girare Roma, Napoli, Roma, non girare tanto. Allora, su questo argomento, le fonti sulla rete sono pochissime. Certo che sono altre fonti, certo le fonti scritte, la storia è le fonti, per carità, ma quali fonti riguardano questo? Pino si è scontrato, si è incontrato e poi scontrato con dei muri di gomma che hanno delle basi, delle fondamenta sulla reticenza. Ancora io vi raccontavo un altro episodio che poi vi dirà meglio di me sicuramente. Cioè, quindi ci rendiamo conto. Lui, tra l'altro, è stato nella terra di Basilicata, è stato nell'area del mondo, quello lì, di persona, per cercare di vedere, cercare di ricordare cose, forse, che noi non possiamo ricordare perché non ci hanno mai detto. Non possiamo fare storiografia se non c'è la storia. Nessuno ci dice. Ecco, Pino parla di una battaglia. Non ne sapevo nulla, la battaglia di Porta Civita, ve ne parlerà tra un pochino. Molto meno di me. E io ricordo che Pino, ma circa 20 anni fa, diceva: ho un'idea di scrivere di Carmine Crocco. Io di Carmine Crocco conoscevo il Carmine Crocco che è fuori dalla colonna sonora, forse qui giovani non mi ricordano l'età della prima ora, la sceneggiata televisiva, l'età della prima ora. C'era la colonna sonora proprio di Eugenio Bernardo, allora musica nuova, questo disco bellissimo. E ci stanno un paio di canzoni dedicate a Carmine Crocco. Lì ci sta appunto un brigante Samuolo, un frazionato, un messo in realtà. E per me era quello Carmine Crocco. Beh, guardate, qui ci sono quasi 300 pagine. È un'epopea. Ci sono i vinti che forse sono i protagonisti. Ci sono gli angeli neri del Sud. Io Sud che è il nostro. Ecco perché poc'anzi con Claudio si parlava di biologia. Ma certo, anche perché sono del Sud. Sono nato a Napoli, sono nato in Sud. E forse non conosco la mia storia, ma già sbaglio due volte. Dovete interessarmi di più di questa storia. Insidio, che cosa insidio? Mi devo mettere bene in discussione, secondo me. Questa volta non parliamo, per stare nelle nostre zone, non parliamo degli angeli della Polizia. Prima che io vado a scambio di battuta con Claudio, sui Normanni. A partire siamo molto più vicini. Questo 1800 poi non è poi tanto lontano. Quindi concludo dicendo: Pino ha avuto il coraggio, con i problemi che sta ancora avendo sempre per le fonti, anche perché hai in testa un progetto molto bello, molto valido, che ne parlerà di persona. Pino va a pescare
E ricordo che Hegel diceva: la storia è un continuum. Hegel parla di questo nella filosofia della storia. E quindi lui va a pescare nel tempo orizzontale e tira fuori dei personaggi portandoli a livello del tempo verticale, quello nostro, quello quotidiano, fatto di bellezza, libertà, di miseria, di diritti negati, di popoli negati, di popolazioni che vivono soprusi. Ora, certo, la storia c'è bisogno di conoscere bene i fonti e di essere più obiettivi. Spesso dico ai ragazzi in classe, quando parliamo delle crociate, se volete vi porto con decine di testi sulle crociate, o anche la Bibbia sulle crociate, che è il testo di Stino Nunzi, ma nel libro della Naomi, storia delle crociate, le sette crociate più importanti. Poi ce ne sono altri, uno solo, scritto da Mimanz. Il titolo era Le crociate viste dagli angeli. Leggiamo forse quel libro, lo leggiamo anche soprattutto quel libro, perché ci sta l'altra storia, ci sta l'altra parte. Diceva del Beviso anche che non si ricacciano gli alieni, rimane gli impasti aspetti, grandissime civiltà. E allora dice Pompino, tra l'altro scrive un libro, potrei dire per gli addetti ai lavori, assolutamente, è chiaro, un po' di conoscenza della storia del risorgimento italiano, non si può fare errore, bisogna averlo, anche se mi concentrando sulla storia, diceva prima Claudio, Italia posto in Italia, così un po' per muoverci, per orientarci. Ma è un libro, ripeto, io ho letto la prima bozza, 20 anni fa, mi diede già qualcosina di questa sua idea. Io confesso, ho abbandonato completamente, ho anche perso, ora lo posso dire, quello che mi disse 20 anni fa. Però io torno a lavorare anche pensando, ora in pensione, vedete, un vecchietto, vedete? E quindi ora si può dedicare benissimo a questi lavori, mi deve fare, cosa? Scrivere, da fare, una volta scrivere. È vero? Qualche volta canta, suona, perché non è tanto lontano, abbiamo altri cantanti. Cantanti abbiamo belli, bravi, uno, io bello no. E quindi che cosa fa? Ci porta un libro che è una cosa mia, scorrevole, godibilissima. Quindi lo si può leggere anche tranquillamente come un romanzo. Romanzo che parla di noi, di quelli che erano qui in questa terra prima di noi. Allora, vi lascio con una frase che mi ha colpito, ho iniziato con una frase in Ginzburg, vi lascio con una frase che mi ha colpito di un altro libro, un libro che ha come titolo Scrivere poesie dopo Auschwitz, e tratta ancora di noi, meglio dall'Argentina, un libro uscito circa 10 anni fa, un libro che parla del rapporto tra porzellana e Piero della Luna, riguardo la famosa frase del loro che diceva dopo Auschwitz non si può più scrivere poesie, ma noi non siamo d'accordo perché noi non saremo qui a scrivere con l'anima e con il cuore. A un certo punto si dice, quindi lungo l'espressione, ecco diciamo una sorta di parafrasi. Secondo me Pino ha voluto restituire voce a chi voce non aveva più, o forse neanche a tempo questo, grazie, la parola al nostro quasi una festa, se deve dire. Allora, mio se questo mi rende l'ennesimo momento qui. È un ringraziamento anche evidentemente alla mia persona. Però vedo, sono anche contento di vedere le visite che non conosco, che questo mi fa anche forse più piacere, perché significa che sono persone che sono venute in contatto per me, ma sono venuto per l'argomento che trattiamo, che tratta. E questo sostanzialmente è il motivo che mi ha indotto a scrivere e a interessarmi di questi avvenimenti, di questa materia. Vedi come dice Lucio giustamente, perché scrivo, perché mi sono interessato di cantare, perché siamo qui a parlare di cantare, poi perché siamo qui a parlare di cantare. Discorso perché sono un po' monocorroico, volevo dimenticare, volevo fare dei ringraziamenti chiaramente al mio editore che ha creduto in questa cosa e mi sta supportando in questi miei lavori.
tanto semplicemente in questo, ma anche in quello che lo anticipo, in una grossa operazione di ricerca, di analisi e di studio di questo fenomeno, in generale però sul territorio. Quindi è già in itinere, in opera, sono 8-9 mesi che Claudio mi mette in croce, praticamente, perché io sono diventato un topo d'archivio. Nel senso nobile del termine. Sì, molto nobile. Ma non saccheggiatore, ripeto. Sì, topo d'archivio. E sto scoprendo io stesso cose su questo periodo nel nostro territorio che sono inimmaginabili, io stesso non le immaginavo. Talmente tanti documenti che ci siamo risolti ad immaginare non un libro, una collana, ma una vera e propria collana, come diceva io, che non possiamo lasciare questa cosa così incompiuta. E sarà poi veramente molto interessante, io penso, per tutti voi, perché troverete la nostra storia, gli stessi nomi, gli stessi cognomi di personaggi da 160-170 anni fa. Ma volevo ringraziare ovviamente l'amministrazione comunale che ha messo a disposizione la location e il patrocinio, i miei amici, perché sono ormai amici, anche Claudio, anche se non ci conosciamo da anni, e Antonio, vabbè, sono 46 anni che ci conosciamo, non ce la faccio più. Noi siamo molto, molto amici, siamo profondamente diversi. Ma come si chiamano? No, se dopo come si chiamano? C'è un altro po'. Ma comunque mi dico che è una comunione importante. Siamo molto amici, siamo profondamente diversi, forse è proprio per quello, ci comprendiamo. E un ultimo ringraziamento lo vorrei fare agli amici e ai compagni della Rocca Pocchimene, di cui faccio parte, e che mi hanno fatto un regalo, questo è stato un regalo, quindi, la loro partecipazione così entusiastica a questo avvenimento. Allora, ritorniamo. Scusa, Alberto mi ha detto che doveva essere in tre, ecco, sono proprio tre, guardate. A sentire già fa Giulia, la devo allontanare o lo devo avvicinare? Va meglio così? Va bene? Giulia, se non senti ti puoi avvicinare, sente troppo, allontana, perché devo di giù. Vabbè, allora torniamo un attimo sul punto, perché siamo qui a parlare di vantaggio dopo 160 anni. Il problema però è quello, io non sono un accademico, non sono un docente di storia, e quindi non ho, anche se ho fatto un percorso di studi per cui ho studiato, ho fatto anche esami di storia, certe cose. E quindi non sono un titolato per fare questo. E questo è un mio limite. Io sono un entusiasta, sono uno che si è dedicato a questo. E la mia forza è proprio quello, è la passione. E come quando io incontro qualcuno come Claudio che si interessa di cantare, come due persone che amano la pesca si mettono a parlare, dopo mi dovete dividere perché non la finiscono più. E io spero di trasmettere in chi mi ascolta l'interesse. Vedete, io non sono qui e non sono mai andato da nessuna parte per cercare di convincere qualcuno di una tesi. Io sono qui perché ho troppo rispetto per la dignità personale di ognuno di voi e per l'autonomia intellettuale. A certe conclusioni bisogna arrivarci senza condizioni. Io penso che la mia funzione, piccola, piccolissima, sia
di aiutarvi a farvi voi buoni, ma non nel senso di condizionarvi, ma di fornirvi degli strumenti per poter avere un minore. Il problema è che oggi, e lo diceva giustamente Antonio, che insegna storia, ci ricordo altri amici e docenti di storia, cioè che la storia al fatto non si insegna più, la storia contemporanea soprattutto non si insegna più, il brigantaggio ancora meno, forse è proprio un po', cioè, non esiste questa cosa. E devo dire polemicamente che forse meglio così, è meglio non insegnarlo proprio che insegnarlo in un determinato modo, come l'hanno insegnato a me, attenzione. Io sono cresciuto con le scuole elementari in cui la prima cosa insegnava il risorgimento, le figurelle, le chiamo le figurelle risorgimentali, no? Il re Galantuomo, il grande pensatore afflitto Mazzini, l'eroe di Conti, eccetera. E siamo cresciuti così. E quanti di noi sono rimasti così, con quelle idee, con quella condizione? Poi arriva un momento in cui c'è una svolta, e quello è avvenuto proprio per me. Mi è avvenuto. Generalmente quelle svolte non avvengono mai in maniera lenta e graduale, ma sempre un po' a picchi. La mia svolta venne da due momenti. Premesso che a me è sempre piaciuta la storia. Tutto ciò che è storia a me mi affascina. Se io vedo un oggetto antico, molti pensano al valore, dicono ma magari questo quanto è qualcosa, qualche cosa del genere. Io no, invece sto a guardare un'altra cosa. Io se vedo una penna vecchia, antica, sto a pensare, ma chissà chi l'ha toccata, chissà che cosa ci hanno scritto. Ma questo da ragazzino, sempre visto, e questo è il fascino, secondo me, della storia. Quindi poi mi sono dovuto comunque specializzare, ho dovuto focalizzare l'attenzione su un momento, su un periodo. Non si può interessare a tutta la storia del mondo, di tutto il mondo, dalle origini ai giorni nostri, che mamma mia, solo io vedo solo una persona che fa questo, vabbè. Ci possono fare nomi, no? Sì. Come no? Si chiama Alessandro Barbetta, che mi piace moltissimo. Federsera storia. Mi piace moltissimo, devo dire, tra l'altro. Però lo trovo un po' strano nel momento in cui praticamente lui è onnisciente su qualsiasi campo della storia, dall'antichità al Vietnam, eccetera. Ecco. Quindi sono dovuto focalizzare su un punto che era quello del risorgimentale. E sono andato avanti con le figurelle, tranquillo, con la retorica del risorgimentale, fino a quando mi sono trovato davanti delle fotografie di briganti. Attenzione, le fotografie sono un elemento importantissimo nel brigantaggio, e ci fu in quel momento la fotografia era andata da loro. Ci fu un uso strumentale delle fotografie. Si sono arricchiti altre che strumentali. Comunque venivano utilizzate a fini propagandistici e anche funzionali, perché i briganti o chiamiamoli come vogliamo, attenzione perché c'è molto confusione su questo punto, no? Chiamiamoli insorgenti, chiamiamoli. A me cambia poco, perché se il brigante è un termine negativo, allora siamo d'accordo, chiamiamoli insorgenti, ma la mia accezione di brigante è un'accezione positiva. Quindi, se mi dicono che tu sei un brigante, mi fanno un piacere. È un complimento. Loro fotografavano i briganti per dargli la caccia, perché non li conoscevano. I signori piemontesi, i nostri conquistatori, si aggiravano in un mondo che non era loro, di cui non conoscevano nulla, non conoscevano la morfologia del territorio, non conoscevano gli abitanti, non conoscevano assolutamente nulla, e si affidavano a questi nuovi strumenti, quindi
utilizzavano un po' le fotografie là dove c'erano, perché tenete presente che la stragrande maggioranza di quelle, penso che siano 150, non di più, le fotografie di brigantaggio esistente, ritraggono briganti morti, cadaveri. Perché lo facevano? Non era loro un gusto matto, attenzione, anche se poi pure quelle si vendevano come carte da visita, soprattutto al nord. Le utilizzavano per spezzare le leggende, utilizzo questo termine. Questo signore con la barba, che vedete qua sopra, ancora prima di essere un brigante, cioè, è una leggenda. Una leggenda, è un mito, ed era un mito per la popolazione. E allora fotografare un brigante morto significava chiudere il cerchio alla leggenda. Guardate che è morto, vi portiamo le prove che è morto. E di queste fotografie me ne sono passate davanti tanto, sempre con le stesse didascalie molto stereotipate, no? Feroce brigante, così, ah, questo, l'altro. Finché un giorno mi sono passato davanti delle fotografie di un brigante della Salernitano, Gaetano Tancredi, detto Tancredi, tutti i briganti hanno un soprannome, no? Lo vedete anche qua, Carmine Crocco, Donatelli. Carmine Crocco, Donatelli era il soprannome. Tenete presente che, questo anche per introdurvi al libro, insomma, tenete presente che nell'Italia meridionale, fino a pochi anni fa, e ancora oggi, molte persone si conoscono per soprannome. Addirittura le famiglie, però. Le famiglie intere si passano dalla parte di figlio, no? Per cui se volete sapere perché si chiama Donatelli, questo io non lo so, penso che nessuno sia riuscito a capirlo, però certamente Donatelli era il padre, Donatelli era il nonno e vice versa. Non ha avuto figli perché se non sarebbe stato Donatelli pure loro. Mi sono passato avanti queste fotografie e c'era questo Tancredi da Tranchella, fucilato, ucciso, con due a fianco, sempre due briganti morti. Con la solita feroci briganti, fucilati nel bosco di Persano. La guardai bene così con un poco di sufficienza, poi guardavo bene, c'era qualcosa che non mi suonava. Perché qui c'è l'investigatore. Perché i volti dei due a fianco li vedevo un po' strani, sembravano giovani, eccetera. Poi ho incominciato, ecco, questo è sicuramente un mio difetto, un mio pregio, non lo so, ho incominciato a cercare di capire. E ho visto che i feroci briganti che stavano a fianco a Tancredi erano due ragazzi di 13 anni. 13 anni. Feroci briganti, fucilati. Peraltro, siete tutti maggiorenni, i tre feroci briganti erano stati debitamente editati, era uno sport che facevano abbastanza frequentemente i soldati piemontesi, e questa cosa mi lasciò un po' sconvolto, e da quel momento ho cominciato a dedicarmi a questo argomento, a cercare di andare oltre quello che era la storia ufficiale. E ho scoperto un mondo e mi sono arrabbiato moltissimo, perché ho scoperto che per 40 anni mi avevano riempito di frottole e vi hanno riempito di frottole, tutti ci hanno riempito di frottole, nella speranza che, vabbè, si obbliasse la memoria e tutto. E io ho cominciato a studiare, a leggere moltissimo. Questo è un libro che non è tanto di ricerca archivistica, attenzione, perché voglio dire, come ricerca di archivio su Crocco c'è stato niente. Bibliografico. A meno che non esce fuori qualcosa, qualche archivio privato, ma non pubblico. È bibliografico. È bibliografico. Però se ci fate caso, c'è una bibliografia sterminata. Ho attinto per 12 anni a queste fonti, cercando di mettere in chiaro, però lungi da me a fare un libro. Chiaro? Poi piano piano ho cominciato a mettere insieme questo
spazzano questi pezzi, eccetera, cose. E mi sono accorto, perché il Crocco? Perché Crocco è il più iconografico, è il più famoso da una parte sicuramente, un grande guerrigliero, quello che ha sconfitto i briganti, i piemontesi, prima, gli italiani dopo, ricordate, perché poi dal 1861, nel marzo 61, diventeranno italiani. Quindi la guerra sarà con gli italiani, con l'esercito italiano e con le istituzioni italiane. E quando ho cominciato a fare questo, ho incominciato a capire quanto sia stato profondo l'inquinamento, quello che si chiama l'inquinamento storiografico. Ovvero tutta questa materia, tutta questa vicenda è stata talmente inquinata, condizionata, per cui si è ribaltato tutti noi. I bravi sono diventati cattivi, i cattivi sono diventati buoni e tutto ribaltato. Ma l'inquinamento, e me ne sono accorto proprio qualche giorno fa, qualche tempo fa, su, ne parlavo proprio con Claudio, per farvi capire, questo inquinamento è cominciato in realtà non durante il brigandaggio. Attenzione, guardate che il brigandaggio non è un fatto così come ci dicono, è un fenomeno delinquenziale, no. È sempre da 10 anni, dal 1860 al 1870. Con la morte di Domenico Foco si può dire terminato il brigandaggio. Ma 10 anni di guerra civile, qua c'è stata una guerra civile spaventosa, forse la più grossa guerra civile che abbia e ci abbia coinvolto, di fronte alla quale la guerra civile del 1944, la Repubblica di Salò, eccetera, non è niente. Si calcolano centinaia di migliaia di morti, gli impazziti, i deportati. Lasciamo perdere adesso questo genere, se no andiamo a finire. No, è un altro tema. Ritorniamo a quello che stavo dicendo sul fatto locale. L'inquinamento comincia dopo. Io questo l'ho scoperto dopo. L'inquinamento storiografico comincia dopo il brigantaggio, ma quando c'è stato lo sapevano bene con chi stavano avendo a che fare. Cioè, ho trovato un telegramma di un sindaco di Carinola, un certo Gennaro Palmetti, non so chi sia, ovviamente, e presso l'archivio di Storia di Caserta. È un dispaccio a prima vista banale, perché era il sindaco Palmetti che chiedeva aiuto, perché c'era il briganti sul Monte Massico, per dirla in Monte Massimo, pullulerati i briganti per anni e anni, nessuna novità. Quello che mi ha colpito è che in 4 righe vi ho spiegato un sacco di cose, per me il sindaco senza saperlo probabilmente, lui definisce, chiede, scrive al prefetto, anzi non era ancora prefetto, era governatore di Terra di Roma, chiedendo aiuto perché c'era la presenza immediata, chiedeva aiuto da Sessa, perché c'era la presenza di Monte Massico e di briganti politici. Sembra una stupidaggine, ma quel brigante politico dice tutto, perché quando ne vogliono parlare di briganti, usano banditi, usano il termine bandito, fuori dei bandi. Lì usa il termine brigante politico, cioè quello sapeva bene che non erano volgari rapinatori, devastatori, come si dice, ma erano briganti, erano dei partigiani sostanzialmente. Ma questo lo si capisce anche da un'altra cosa, dai processi. Io che per la mia formazione, fortunatamente, riesco a capire un po' un fascicolo processuale, ho saccheggiato veramente i processi, sto ancora saccheggiando, o almeno tentando,
E nelle requisitorie dei pubblici ministeri e nelle relative sentenze, che sono atti sicuramente ufficialissimi, quelli parlano chiaro, lo dicono testualmente. Organizzazione, non si parlava di associazione a delinquere, organizzazione di malfattori al fine non di commettere reati, ma di restaurare il deposito re Francesco II. Per dire che l'idea è che ce l'abbiamo chiara. Poi dopo, una volta terminata questa vicenda, terminata questa mattanza, perché qua c'è stata una mattanza, e allora poi bisogna edulcorare un po' la pillola, no? Un po' lo obbliamo, non lo facciamo sapere. All'epoca si cercava di non far sapere assolutamente, anche per motivi incomprensibili, tutto quello che era stata la conquista del sud, perché conquista è, non ci mettiamo niente in testa, bisognava un regno invaso senza una dichiarazione di guerra. All'epoca ci si teneva molto alle dichiarazioni di guerra, fino a tutto la seconda guerra mondiale ci sono state le dichiarazioni di guerra, ricordate questa dichiarazione di guerra, e non è ipotizzabile una guerra senza una dichiarazione. E quella è stata forse l'unica in cui non c'è stata una dichiarazione di guerra. Tra l'altro, sono stati invasi due stati, prima lo stato papalino, e poi io, dopo quello. Non è giustificato perché l'hanno pure passata. Lo dico perché viene sempre sottovalutato questa cosa. Fu prima invaso quello papalino, quindi due invasioni senza dichiarazione di guerra. Ovviamente c'era una giustificazione. La giustificazione era reale, bisognava liberare bisognava liberarci dalla tirannide straniera. Sul termine tirannide ci potremmo stare a parlare qua per vent'anni. Anche questo. Ma sul termine straniero, francamente. Cioè stavamo parlando di un regno, come diceva qua, che esisteva da 700 anni, il più antico stato della penisola, di una dinastia dei Borboni, che piace, non piace, cioè, che qua ci stavano da 150 anni. Nati a Napoli, tranne Carlo. Tutto che parlavano napoletano, che era una lingua. E chi si veniva liberare? Scusate. Chi parlava francese? Parlava francese e continuava a parlare e a scrivere in francese anche negli atti ufficiali dopo la proclamazione del Regno d'Italia. Loro ci sono venuti a insegnare che cosa fosse l'Italia. Ovviamente si sono molto offesi e si sono molto arrabbiati nel momento in cui hanno varcato il tronto, da che confine nord del nord orientale del regno, delle anime, perché così si definiva le anime, e invece di essere accolti con i confetti di Pedro di Ravusa, vennero accolti da sassate e fucilate. Era la dimostrazione lampante che il popolo non lo dico. Tutto il gioco si creò, era stato fatto in qualche modo a tavolino. Voglio dire, qua si possono scrivere fiumi di inchiostro su questi argomenti, eccetera, a tavolino, con la connivenza di molti elementi anche borbonici, soprattutto altri vertici militari, eccetera, cose, tutto alle spalle di un popolo. Lo stesso Garibaldi, perché noi stiamo parlando sempre delle figurette, vediamo le figurine Panini, no? Garibaldi, ma veramente stiamo scherzando, cioè, ma voi sapete che cosa significa mille, i famosi mille, che arrivano in Sicilia e sbaragliano l'esercito borbonico. L'esercito borbonico non era l'esercito di Francischiello, perché pure Francesco non era Francischiello, l'hanno fatto diventare poi Francischiello. Era un esercito che arriva alla sua valenza, ma lasciamo perdere, stiamo parlando di una
ecco, un esercito di 100.000 soldati. Stiamo parlando di una proporzione di 1 a 1.000. I Navy Seals, sarebbero le truppe di elite americane più grosse, cioè, hanno una corrispondenza di 1 a 12, però hanno armamenti straordinari, uno di quello a 10 di specializzazione. Qua stiamo parlando di 1.000 avventurieri, molti dei quali usciti dalle regioni di Bergamo e Brescia, ma non lo dicono, imbarcati in qualche modo, i quali arrivano in Sicilia, sbaragliano l'intero esercito borbonico, così in maniera incredibile. Non sono andate così le cose. Ci fu l'apporto fondamentale, le battaglie che non furono combattute. Voi pensate a Calatafimi, che cosa è stato? Calatafimi finì da sassate, è una cosa che finì da sassate, in cui quelli che avevano già vinto, i borbonici del generale Landi, a un certo punto lui chiede la ritirata, dice: ma voglio uscire, diciamo, come andiamoci? Tutto con la giostra di Nixio, poi si fa l'Italia, si muore, tu sempre andato dopo, poi ci stanno ritirando, solo poi si sono ritirati gli altri che avevano già vinto. Ma questa storia è andata avanti fino a Napoli, è andata avanti così, con i generali Barbosi che si ritirano senza combattere. Addirittura, parlo del generale Dia, del generale Bigani, che sono stati, generali Borbonti, furono linciati, brigati dai soldati, perché si rifiutavano di combattere, si rifiutavano davanti. Come pensate che qualcuno di voi sa che Garibaldi come è governato? Qualcuno lo sa? Lo immagino? Garibaldi è governato in treno, ha preso il treno stradale. È storia. Sembra lui, ma se lui è stato arrivato a Napoli, senza combattere, senza fare niente. A volte a Napoli, da dove poi Roma? Dalla clac, nella camorra che abbiamo visto, tra l'altro, a posto della polizia. Questa è stata l'epopea dei mille. Ma un'epopea che è andata avanti anche alle promesse, grazie alle promesse che sono state fatte. Garibaldi aveva promesso terra a tutti, aveva sfruttato l'elemento sociale, ovviamente. Il problema è che poi, una volta arrivati qua, in questi territori, a Teano, quando vi ha regalato un regno, no? Perché gliel'ha regalato, gli hanno dato, a Vittorio Emanuele, gli hanno dato un castro, praticamente, nel dirgli grazie tante, che ne puoi andare, infatti se ne andò schifato e vide. In quel momento, ma solo in quel momento, il popolo meridionale si era già incominciato ad accorgere della ferocia. E cominciarono le rivolte. Loro hanno cercato di farci di spiegare le rivolte, le insorgenze, come guidate dai comitati borbonici, questo non è vero, avevano un'influenza minima, talmente era minima, e che non ci fu coordinamento effettivo fra le centinaia e centinaia di volte che accadevano in quegli anni. Proprio perché interi paesi, intere popolazioni si ribellavano senza una guida. Questo cercò in qualche modo di dargliela una guida, tant'è vero che poi i borbonici se ne accorsero e lo individuarono come un potenziale personaggio che avrebbe potuto calamitare e convogliare queste rivolte. Ma erano rivolte spontanee. Di chi? Di un popolo che cominciò a capire quello che stava succedendo, quello che cosa era accaduto. Perché in quel momento, e in questo libro, in queste nuove opere su Sesto e su altre cose, se ne capisce, se ne percepisce immediatamente l'importanza, non c'è solo un cambiamento storico, un cambiamento, ma è un cambiamento economico, un cambiamento sociale. La vecchia classe dirigente, spazzata via letteralmente, tranne pochissimi, viene sostituita da una classe borghese, liberale, o almeno
delle professioni, dei redditieri, eccetera, cose che si stanno al posto di quello, che diventa molto più rapace dei precedenti, attenzione. Mentre prima il popolo aveva delle garanzie sugli usi civici, altre cose, cioè non ce le avrà più, non avrà più niente. Peraltro è simpatico, questo ve lo annuncio, così giusto per solleticarvi un poco, dai documenti, dalle centinaia di documenti che escono fuori, è simpatico vedere come i nomi, i cognomi, ma in certi casi anche i nomi, perché i nomi si passano da nipote a nato, a nome. Per esempio parliamo di Sessa, che si vanno a potere in quel momento, sono gli stessi di oggi. Gli stessi, sono gli stessi cognomi, le stesse famiglie, le stesse cose, cioè non cambiato assolutamente niente, addirittura in molti casi anche i nomi. E quello è il momento in cui praticamente è più duro, scoppiano le rivoluzioni, scoppiano le rivolte a tutte le parti. Io ho cominciato a capire questo, però non mi dovete fermare perché... No, adesso non... credo che non... dopo mezz'ora... Sì, voglio solo spiegare Crocco, perché ho scelto Crocco. Crocco è, come dicevo lui, è il simbolo di quello. Un simbolo. Molti hanno scritto su Crocco, io non ho scritto nulla di nuovo. Quello, il mio lavoro è quello di convegliare. Di cercare di convegliare un popolo che hanno scritto un po' di tutto, perché magari uno che avevo preso, ecco, ho fatto questo investigatore. E io ho fatto una massa, no, di documentazione. E poi ho cominciato il lavoro più difficile, quello di metterla insieme e in una forma che fosse accettabile. E vi giuro che è stato veramente un lavoro enorme. Io devo ringraziare una persona che voi tutti conoscete, molti di voi conoscono ovviamente, che non c'è purtroppo adesso in questo momento, non ci sarà più, che era mio padre. Mio padre è il grande ispiratore di questo, però questo è mio padre, perché mio padre, oltre che avere un suo aplomb, una sua eleganza, non so, aveva un gran conoscitore di uomini, e soprattutto un gran conoscitore di. E io ho una grande pazienza, perché io lo mettevo continuamente in croce, perché andavo continuamente a dire l'altro, era questo, e lui pazientemente mi stava ad ascoltare. Quando poi finalmente ho messo giù una versione, una prima versione di questo libro, e lui lo ha letto, e io aspettavo il suo giudizio, questo lo racconto nell'introduzione, e lui mi disse, papà, allora che ne pensi? E lui disse, sì, bello, tutto perfetto, rigoroso, deciso, ci manca una cosa però. E io giustamente ho pensato, che ci ho mancato? Io ho fatto questa relazione. E lui mi gelò, disse, ci manca l'anima. Ah, disse, dove sta l'anima tua, l'entusiasmo quando mi parli di questo? Forse lo state percependo, no? Che mi dovevi sparare, se no non mi fermo più. No, ma adesso ti devi fermare. Sì, mi devo fermare, lo so. E lui mi disse, ci devi mettere l'anima. E beh, io sono uscito da casa di mio padre, ho preso la bozza e l'ho stoppata. È duro stoppare la bozza di un libro, e ho ricominciato da capo. E ho cercato di metterci l'anima, ma non è bastato. Ho dovuto fare un'operazione che generalmente è quella inversa quando si scrive un qualche cosa. Proprio perché il mio scopo non era quello di fare sfoggio di una cultura o di conoscenze, non me ne può fregare niente. Il mio scopo è quello di cercare di avvicinare le persone a questi argomenti, dargli un minimo della mia passione, eccetera, cose. Io scrivevo e poi rivedevo le bozze e le cambiavo per rendere tutto più semplice. Perché capivo che affrontare un mattone del genere può anche essere un po' spaventare. Sono 270 pagine di un saggio storico oppure di nicchia. E quindi arrivare alla fine non è facile. E penso di esserci riuscito, e la mia più grossa gioia è questa. Quando, oggi pure mi hanno telefonato dicendo, sai, ho comprato il tuo libro, ho letto tutto. Ma non è bello, come hai fatto? Ecco, io spero che voi lo leggiate,
e che possiamo confrontarci su questi temi, anche in privato, quando ci incontriamo, significa che vi avevo trasmesso un poco di entusiasmo. Un'ultima cosa volevo... ci sono gli amici della Lunga Folk Band, non è solo un caso, a parte l'iconico pezzo di Eugenio Bennato che avete sentito, ci sono altri pezzi che sono di musica popolare e hanno una grande attinenza a questo argomento. Non sono una cosa che sta... La musica popolare è una musica contadina, una musica pastorale, non è una musica degli artigiani oppure dei professori, no? E fa parte di quella identità, e qua andiamo sul tuo campo, di quella identità culturale nostra, che è terra di lavoro. Da qui nasce anche il brigantaggio. Vanno in parallelo, fanno parte della stessa cosa. Ma il brigantaggio, infatti, vabbè, poi ne parliamo. Guardate, io sono convinto, non sono convinto, sentitore della gente, e io ritengo che noi non siamo figli di nessuno, così, non nasciamo da niente. Noi ci portiamo appresso nei nostri geni, la nostra storia. Se noi siamo così, parlo di noi, in questa stanza, in questo momento, siamo fatti in un certo modo, non lo siamo per caso, lo siamo anche grazie a questo, a quello che è successo qua. Se io ho vissuto per decine di anni in una condizione quasi di soggezione morale nei confronti dei miei coetanei del nord, vabbè, loro sono più bravi, sono più intelligenti, sono più cose, cioè, è perché in quel momento è stato scavato un solco terrificante fra due culture. Due civiltà. Due civiltà, bravissimo. Un solco che peraltro non mi pare, alla luce degli ultimi avvenimenti politici, si stia cercando quantomeno di colmare. Anzi, se me ne è ancora di più. E allora io vi dico questo, che quando mi dicono tu sei brigante, tu sei un divulgatore, ma tu sei divulgatore, tu mi dici che appunto sono divulgatore, non voglio divulgare queste cose. E io ho capito al termine di questo percorso, e chiudo, un uomo e un popolo sono la stessa cosa, sui leggi. Un uomo senza memoria, senza una storia, non va da nessuna parte. Che futuro può avere uno che non ha una storia? Il furto più grosso che ci hanno fatto a noi qua non è stato quello di rubarci le industrie, le fabbriche, di stuprare le nostre donne, di bruciare i paesi interi, cioè, questo è il minimo. Ci hanno rubato la storia, ci hanno rubato l'identità, ci hanno fatto diventare briganti, verminosi, schifosi. Questi sono gli africani e i pigmei, questi sono i temi con cui i nostri connazionali del nord ci hanno indicato. Io oggi dico che bisogna studiare queste cose per riacquistare la nostra identità, non per fare le guerre, per ripristinare il regno dei Borboni, eccetera, perché noi dobbiamo essere figli. Noi siamo stati un grande Stato, una grande nazione, e noi siamo figli di quella nazione. Ricordiamocelo sempre.